Holly Holly ritorna con un secondo capitolo ancora più difficile e impegnativo. Con l'utilizzo preferibile di un controller dovrete guidare il vostro skater attraverso diversi livelli, superando vari ostacoli urbani, concatenando trick, atterrando nel miglior modo possibile per ottenere dunque un punteggio più alto e un boost di velocità che renderà i trick successivi ancora più spettacolari. Holly Holly 2 arriva completo di sfide in singolo, multiplayer locale con split screen e di una colonna sonora di grande livello. Hacknet è un nuovo esemplare dei puzzle game dedicati all'hacking. Questo titolo cerca di essere il più vicino possibile alla realtà senza rinunciare alle semplificazioni necessarie in un videogioco, per fornire al giocatore un vero e proprio senso di quello che potrebbe voler dire essere un hacker. Ovviamente dovremo superare sistemi di sicurezza, firewall, recuperare informazioni scottanti ed in generale seguire la trama che parte dalla morte di un hacker, il cui sistema automatico di sicurezza ci contatta per guidarci nello svolgimento di tutta la storia. This is the right solution, yes. Things will be better with the poor lecher. Il gioco, sviluppato da Bit Hell Games, è una rivisitazione in chiave moderna della storia di Robin Hood. In un mondo futuristico, noi impersoniamo il ladro Locksley attraverso un centinaio di livelli dove dovremo nasconderci, evitare i sistemi di sicurezza, raggiungere l'obiettivo ed uscire senza farci vedere. Un gioco che si basa sui capisaldi del genere stealth senza stravolgerne la formula. È presente inoltre un editor di livelli con i quali costruire nuove sfide e condividerle con i giocatori, e addirittura tra i doppiatori troviamo anche Andy Serkis, il Gollum del Signore degli Anelli. Dopo un periodo di gestazione in accesso anticipato, l'action RPG I Shall Remain debutta in versione definitiva. Il gioco è appunto un action che ingloba forti elementi di progressione e sistema di abilità tipici degli RPG, con un pizzico di strategia e survival a condire il tutto. I Shall Remain è ambientato in un mondo nel quale la Seconda Guerra Mondiale si è conclusa con il rilascio di un virus tremendo in grado di tramutare le persone in mostri simili agli zombie, ma con diverse mutazioni che non faremo fatica a scoprire. We'll be right back.
parte si legge come gli sviluppatori di Shiro Games siano stati in grado di migliorare notevolmente l'esperienza di gioco del primo Evoland con questo secondo capitolo. Per chi non lo conoscesse, Evoland 2 è il secondo episodio di una serie fortemente ispirata dai migliori giochi giapponesi della storia. In Evoland 2 cambierete in continuazione scenario, stile grafico e gameplay per richiamare quelli che sono stati i fighting game alla Street Fighter, gli sparatutto a scorrimento verticale, i giochi di ruolo giapponesi, i platform alla Super Mario e tanto altro ancora, in un titolo che sa tanto di operazione nostalgia.